sommi demoni umani. Ma perché? Capo villaggio. Dal, sei tu. Dobbiamo discutere della nostra situazione. Come capo del villaggio, anche voi avrete riflettuto sul fatto che non è più possibile andare avanti in questo modo. Certo, hai ragione. Anch'io sono preoccupato per quanto è accaduto, ma devi capire che per lei era una questione d'onore. Io non sto affatto parlando di Reka. Sto parlando di noi, del nostro villaggio, di Berzegle. La politica di Shar è stata inadeguata. Secondo lui era sufficiente che il villaggio non subisse danni per essere soddisfatto. Ma è stato questo principio a portarci alla tragedia. Parli della morte di Ura? Certo, è stato terribile. Ora dobbiamo pensare alla sua famiglia. Ma non volete capire, non si tratta solo di questo. È necessario rivedere integralmente le nostre posizioni allo scopo di rinforzare a sufficienza il villaggio. Certo, hai ragione. Dobbiamo cambiare radicalmente la politica che Shar ha adottato per tutto questo tempo. Secondo me non c'è dubbio, l'attacco è la miglior difesa. Come? L'attacco? Solo se prenderemo noi l'iniziativa salveremo il villaggio. Solo allora sarà la pace. Capite cosa intendo? Sì, capisco. E ho già un'idea, una buona idea. Ma chi è quello? Non ne ho idea. Allora dov'è il demone umano? Vi abbiamo già spiegato che lo stavamo cercando anche noi. Ha detto che sarebbe andato al fiume a fare il bucato e poi è sparito. Il bucato? Chi? Il demone umano? Ma chi volete prendere in giro voi? Ora basta, per favore. Cosa? Voi due qui? Io sono certa che Geog non ha alcuna intenzione di mentirvi. Dovete credermi, sono i demoni umani, sono piuttosto strani. Sentite, signorine, capisco il desiderio di spalleggiare i vostri amici. Aspettate di conoscerli e vedrete. Loro sono davvero strani. Eh? Il bucato, dicono. Ma loro sono demoni umani! Una cosa del genere non ha senso. Però tenete anche presente che vogliono portarsi i bagagli da sole. E sembrano golose di larve. State dicendo che loro mangiano? Sì, proprio come noi. Ma com'è possibile tutto questo? Basta così! Ora andiamo a cercarle. Non devono essere lontane. Incontrare tutta questa gente è davvero una coincidenza curiosa. Hanno intenzione di catturare Shar. Ci hanno costretti ad accompagnarli. Forse vogliono usarci contro di lui. Ma voi dove stavate andando? Qual è la vostra destinazione? Volevate forse raggiungere... Eccoli là! Sono quelli laggiù? Spero che non rappresentino un pericolo per noi. Voglio dire, di certo non mangiano anche gli uomini, vero? No. Ma niente, niente. Ma c'è qualcuno lì con loro? Reka! Adesso sei mio. Accidenti, qui finisce male. Reka! Tu sei Shura, non è vero? Shura! Traditore, meriti la morte! Ma che cosa stai dicendo? Oh! Fermo! Lasciatemi, potente demone umano! Vi prego, è Shar il vero nemico! Shar ha tradito il suo paese! Non dovete dargli credito! Non è che poi la cosa mi interessi più di tanto. Tu piuttosto ci hai aggrediti all'improvviso e hai ferito una persona. Dovresti almeno chiedere scusa, ti pare? Perché mai hai fatto una cosa simile? Diccelo, Shura, perché? Shar, vuoi forse negare di voler tradire Griania consegnando i potenti demoni umani a Bal'jidan? Osi negarlo? Sono menzogne, è una bugia, figurarsi, vero, Shar? E perché lo farebbe? Sentiamo, vi sfido a trovarmi una sola buona ragione. Puoi lasciarmi. Ci risiamo. Reka, quando inizia ad esserci un gruppo un po' nutrito di nanerottoli, subito le cose si complicano. Ed è proprio questo il punto. Ma che succede? Volete spiegarvi una buona volta? Reka! Shar! State un po' zitti! E adesso parlerete uno alla volta, giusto?
Noto un atteggiamento superficiale da parte vostra, pur trovandoci in presenza di fatti molto gravi. E certo non mi aspettavo di incontrare Shura, il fratello di Shar. Rispondimi, cosa sai tu di questa storia? Io non ho alcun dovere di fare rapporto se non ai miei diretti superiori. Che stai dicendo? Ti ricordo che Tingle deve obbedire a Griania, quindi tu non sei altro che un mio subalterno, perciò rivelami tutto ciò che sai. Sono stato chiaro? Shura, Reka è rimasta addirittura ferita a causa tua. Non credi che abbia il diritto di sapere? Dunque, Shar, non ti è bastato tradire la principessa Arira. Adesso vuoi consegnare a Bal'jidan anche i sommi demoni umani. È stato il re di Tingle a dirti questo, è stato lui. Mi ha dato ordine di ucciderti non appena avessi avuto conferma di come stavano le cose. Ma quante sciocchezze mi tocca sentire! Sharnon, cioè lui, non farebbe mai. Quindi la principessa Arira non si trova al castello di Griania? Tutti credono che sia ancora lì. Ma evidentemente, appena la principessa ha evocato i demoni umani, Shar non ha più avuto bisogno di lei e l'ha consegnata a quelli di Bal'jidan. Ma non è possibile. Io credevo che Shar e la principessa... Senti, senti, abbiamo a che fare con un vero rubacuori. Ehi, un momento. A quanto ne so, la principessa Arira è stata catturata dai vostri nemici di Bal'jidan. Eh? Così noi crediamo. Però, al contrario, secondo quel che dicono loro, è stato Shar a tradirla, non è così? Ma perché l'avrebbe fatto? Va a capire. Shar, è vero? Anche se è colpevole, non lo ammetterà mai. Eh? Però credo sia corretto chiederglielo. Ora basta con questi discorsi, dobbiamo perdere altro tempo. Eh? Noi dobbiamo solo incontrare questa famosa principessa Arira, giusto? Se poi lei si trovi dal nemico è perché ci sia arrivata. Ma in questo modo finirete per assecondare i piani di Shar. Questo per me è irrilevante. Il fatto è che noi non abbiamo altra scelta.